Buongiorno a tutti. Prima di aprire il mio video, oggi voglio fare la pubblicità. Di solito non lo faccio mai, però faccio la pubblicità a questi ragazzi qua. Uno è il mio parrucchiere, sono dei ragazzi molto giovani, 20 anni, 21, 19. Che lo vedi? Se non lo vedi bene qua, dietro è il Barbarossa, che è a Lodi. Oggi voglio fargli pubblicità a loro. A parte loro non ho fatto nessuno, sì, forse un gruppo musicale molto giovane. Dovevo fare un video sulla questione dei materiali, me l'ha chiesto Stefano, però faccio vedere tutt'altro. Comunque Stefano ha ragione, non voglio avere denunce da case o produzioni, parlare del discorso che mi ha scritto. Ok, adesso faremo vedere il video in questione. Bueno, Mario! Ok, detto che facevo il mangala, ve l'ho pronunciato, però prima di fare questo stiamo scegliendo il nero. Colori. Lo definisci proprio come un quadro. Mai fai fondo, video. Mai fai chiamato lo zingaro. Mai decide se fare... E zingaro! Saluta! Ciao a tutti! Lo zingaro! E come deve parlare italiano? Cioè, allora facciamo vedere alla domenica, non fa un cazzo lo zingaro perché va in giro in moto. Va in giro in moto lui col suo gruppo. E sta decidendo per me, con la mia compagna. Fammi disperare, io ho provato già lì a fare la prova. Ma prima di fare l'idea di tutto questo, farò il gioia. Cioè lui che è l'esperto di disperazione alla gente. Adesso iniziamo a fare il tutto. A dopo. Ok, ho promesso al video dello stencil questo. Una disperazione perché è pesantissimo, dopo una settimana con vari pesi non si è aperto. Abbiamo preso... Dove diciamo? Alle mamme a me, lo voleva alla Patti e lo facciamo. Che dopo oggi ho trovato un mio amico Simone che lavora in tipografia, però va bene. Niente, non è quanto il mandala che voglio farvi vedere dello stencil. E dopo farò lo stencil, non lo farò qui, disegnerà Patti su fogli, quattro cose per farvi vedere come si mette lo stencil. Dalle misure sia in casa e sia sulle scale, perché tante volte lo mettiamo anche sulle scale di casa, che ha due piani di casa, che quando trova le rampe delle scale non sa come arrivare all'angolo. Perché dice dopo mi si deve piegare o devo sormontarlo, non mi viene il disegno, allora quello lo faccio vedere dopo. Quello è proprio il tema che vado a fare, lo stencil. Questo lo faccio perché la Patti l'ha voluto, è tre mesi infatti. E tre mesi che allora lo facciamo, tanto per la sua gioia. Una bella disperazione, dopo qui verrà un quadro. Dopo qui faremo un altro video, il white pay, che è un video che non ce l'ho, che non l'ho mai messo, lo faccio e non lo metto. Ho dato un fondo di bianco, ma quello ve lo spiegherò quando faccio il video. Questo stencil si usa per gli stucchi. Quando vedete le decorazioni che lo mettono, lo appoggiano, lo rasano, quelli sono più fortunati di me. E lo fanno le pareti con lo stucco antico, stucco veneziano, chiamatelo come volete. Io alla fin fine dico che è solo una spatola stucca. Allora, ho fatto dei segni per sistemarlo. Adesso la disperazione è impostata. Adesso Massimo spegnerà la parte e mi dà una mano impostata. Vieni fuori. Ok, per lo più vado a fare anche con lo smalto all'acqua, peggio ancora, punto acqua della Talken di Manuela. Sì, posso fare la pubblicità a Manuela, ci conosciamo benissimo. Allora, ci
sono vari modi per fare gli stencil, sia questo sia quelli che dopo vi farò vedere. Prima di tutto tenete il vostro materiale, la vostra pittura, il colore che decidete di fare lo stencil spesso, non allungate troppo. Voi, io mai, chi fai fai da te, ok? Con 5 kg pretende di fare due stanze. Fare gli stencil no, più è denso il materiale meglio è, non avete problemi di collature. Allora, niente, partiamo. Devo farlo. Decidete dove. Sono vari modi, uno con la spugna, due col pennello, però tenete materiali spesso. Spugna o pennello, il materiale è sempre uguale. Spesso col pennello, adesso decidiamo da dove partire, partiamo dall'alto. Col pennello appoggiate la mano, io avrei voluto, si dice, perché i verbi li sbaglio, fare il ginecologo nella vita, però faccio il ginecologo dei muri adesso. Però non ho il camice bianco e a fare certi lavori non avete paura a sporcarvi le mani. Qua sto usando un argento. Con l'argento tenete sempre pressione la mano, piano piano, dovete avere molta pazienza. Se perdete la pazienza, poi il bello di questi lavori, a parte la pazienza, dovete fare una cosa sola. Io adesso non posso perché sennò il video non riesco a farlo. La vostra compagna, la vostra moglie, andatela via. Quando, perché voi tirate un nastro, inizia a dire quando finite. Allora a questo punto, se lavorate di domenica, dateli 2 euro, dilli vai al bar, fai colazione, fate il giro in piazza, bella tranquilla, tra un paio d'ore torni. Non dateli il banco, ma se no ve lo spendi tutto. Niente, piano piano, anche se sporcate le dita, picchettatelo. Col pennello viene picchettato, cercate di tenerlo fermo, piano piano. Poi, invece con la spugna, adesso tengo lì un attimo la mano, la spugna bagnate nella latta, la schiacciate e la appoggiate così, sempre con la mano vicina. Questo è il metodo per fare lo stencil. Adesso mi diverto, inutile che Patti va avanti a registrare per ore, perché ci metterò mezz'oretta o anche di più a mettere lì, perché ha tanti Patti, puoi parlare, tanti. Pensavo facessi la domanda. Tanti particolari. Perciò vado a star lì dopo anche a fare pressione con la mano, mi stanco, sono vecchio. Ci vediamo dopo quando girerò le... Ok, pensavo di metterci di più, però con calma andiamo avanti. Come vedete mi sono sporcato le manine. Dopo stasera, oggi è domenica, perciò posso lavarmi, è il giorno di festa. Piano piano, con calma, andate avanti. Questo è un colore argento. Ok, siamo alla fine della prima metà.
guardare là, guardi. Adesso lo stacchiamo e andiamo a pulire il davanti, no? Con uno straccio, con una spugna. Adesso vediamo. Adesso lo vediamo. Piano piano. Questo lo metterò in terra. Ok, abbiamo ripreso. Difficoltà attaccarlo. Questo è sempre uno stencil da stucco. Per quello non lo volevo fare. Per questo motivo. Troppo pesante e troppo... Si stacca, non si sa. Però con pazienza sto andando avanti. Piaccio e vado avanti. Vi voglio dare un consiglio. Questo non mi interessa chi è che lo produce o chi è che lo fa. Se trovate questi così pesanti, non il classico stencil, specialmente così grosso, fatevelo fare, non compratelo, perché è abbastanza difficile. L'unica cosa è che dovete fare dei pezzi. Io adesso faccio qui. Quando la mia pressione delle mani o delle dita iniziano a fare male, o mi stacco piano piano, lo lascio sotto, lui riesce infatti ad andare sotto qui o da qualche parte. E fatto, siccome si piega tanto, vado a prendere un altro pezzo. Infatti, dovrei pucciare. Capimi, sei figlio, sei antipatico. Allora vado a fare un'altra parte dove è asciutto. Lo smalto all'acqua asciuga subito. Però se lo fate, un altro consiglio che vi do, non fatelo con lo smalto all'acqua. Io ho voluto farlo perché qui dentro non ho niente, anche se so che andavo a tirarmi una mazzata sui piedi. Però piano piano ormai mi sono messo là dietro. Le mie dita sono vicino, mi sporco anche l'unghia. Tengo in pressione le tre dita o quello che riuscite. Poi io ho le manine piccole, le manine da fata. Il problema di questo stencil, che ho fatto vedere anche all'inizio, che facevo fatica a aprirlo dopo una settimana, non ce la fate più con le dita, lasciatelo piano piano. Se prendete uno stencil così, che almeno sotto non va a sbavare, e prendete un altro pezzo, faccio questo. Sono riusciti a finire almeno un pezzettino, è meglio. Ma riuscite a andare al massimo quando ve lo schiacciate. E così via. Dopo lo tiro via e andiamo avanti il discorso dello stencil. Un'altra cosa, magari questo lo dirò all'inizio o se no nell'altro video, meglio ancora. No, ve lo dico adesso, lo dirò nell'altro video. Nel penultimo, terzo, ultimo, adesso non mi ricordo più il video che ho fatto, comunque uno degli ultimi, c'è scritto il mio regalo. Il mio regalo, io lo so, sono un po' stronzo, lo dico sempre alla fine. Voi non vedete mai video fino alla fine, perché YouTube mi dà tutte le grafiche, mi dice tempo di durata e tutto quanto è stato visto, un filmato da mezz'ora, è stato visto 2 minuti complessivo. C'è il mio numero di telefono, quello è,
non chiamatemi tutti, mandatemi un WhatsApp se avete bisogno, vi rispondo la sera o quando ho tempo mando un WhatsApp. Quello era il mio regalo, quel video. Ok, infatti, puoi fare il caffè. Niente, avanti signori. Ok, abbiamo finito. Lo stencil, adesso lo squadro. Questo è lo stencil. Si prende, lo lancia via. Al massimo potrò fare un video col gesso. Non fatelo più. Se dovete fare uno stencil, fatemelo fare in tipografia. Che loro ve lo fanno adesivo. Quindi tranquilli. Poi ho speso 50 euro per diventare armato. Però l'ho fatto. Non fatelo con lo smalto all'acqua, fatelo tranquillamente con la pittura normale. Questo è lo stencil. Adesso lo squadro e adesso vi spiego a fare lo stencil classico con le varie misure, poi andremo sulla scala di casa per vedere. Per fare questo stencil, non è ancora acceso, ci vuole molta pazienza, molta, ma molta, per un'ora, infatti, non lo so, abbiamo fatto anche la pausa pranzo, dopo ci è messo un quarto d'ora a finire. Bene, adesso facciamo le misure sotto. E vi faccio vedere a fare lo stencil classico da tutte le parti. Senza voglia di andare nel box a prendere gli stencil, vediamo quando. Beh, in alto non avete problemi, al massimo dopo vado anche in alto a farlo vedere. Allora, prendete la misura, di solito si sta sopra le placche all'interruttore, o se no si va a filo. Un metro, per non sbagliare, segnate un metro, si segna un metro, per attaccare, ok, così andiamo via di qua. Per avere la linea dritta, l'avete segnato un metro. Poi il nastro, questi sono i disegni di patti, tira via la scala, vedo qua, passa fuori. Attaccate il vostro stencil, c'è il nastro sullo stencil, aspetta, adesso così, così, ok. Allora, partiamo col primo, parte col primo. Lo si mette a filo sopra il nastro su, filo sopra il nastro, uno. Questo lo si mette vicino, attacca sopra, a filo, due, disegno, e tre. Allora, avevo detto, si poteva usare il pennello, si può usare anche una spugna a fare lo stencil. Andiamo qua, ho usato a fare la cornice, toccate dentro appena appena, lo schiacciate e con la spugna, questo è molto più semplice, avrei voluto fare questo, tenete, schiacciate così con lo stencil, ma tanto questo l'abbiamo visto lì, il problema è quando si arriva nell'angolo, quando li tirate via, quando ne fate uno lo lasciate, due, tre lo lasciate, al terzo arrivate. Lo attaccate che il disegno prosegue, dovrebbe, però la Patti me l'ha disegnato male, vabbè, niente, allora se è quello lì, perché la Patti di male? Andiamo a sormontarlo, scherzo, questo è il vostro disegno, andiamo a sormontarlo, mettiamo qui, il bello arriva quando siete nell'angolo, dovevo andare? Vai di lì? Dovete attaccarvelo bene, così, quando andate qui schiacciate forte, andalo a pennellare, adesso io sotto il bianco che è umido, ok, lo girate e lo fate, là in fondo, qua, andate a perdervi, dove arriva arriva, non è un problema. Adesso vediamo le misure sulle scale, che le scale quando arrivano sulle rampe si scende, tutti sbagliano o prendono il gradino e in fondo prendono il rialzo.
o si prende uno o si prende l'altro, dipende dalla tipologia del disegno. Metti in pausa, metto su un maglione perché... Ah, non ho sentito Peter nell'orecchio. Sta andando, eh? Ah, sei sicura? Sì, okay. Sì. Allora, il filo è questo, non questo. È questo. 90 o un metro. Certo, ci sta sotto o sopra. No, adesso segniamo un metro. Avete segnato un metro. Quello è il gradino, questo è il mio metro. Vado fuori col nastro, per avere un'idea. Qua ho sempre il segno di un metro. Segno qui. E quando fai da un metro, lì e lì. Questo è il ragazzo. Io cado. Ma niente, quando parte. Ok. E lo abbiamo qui. Segnate il mio metro e qua. Adesso io faccio vedere veloce. L'altro mio metro sarà lì, lo vado a sfalzare. Che si vede a prendere il nastro. Allora, qua scende, ho fatto il gradino. Segnate un metro. Qua vado a prendere il nastro. Ce l'ho, sono qui, e scende. Andiamo a farlo dritto. Ok, questo va tagliato, questo va tolto. Adesso è solo per farvi vedere. Adesso andiamo a vedere su con lo stencil. Qua arriva il più bello. Abbiamo uno. Abbiamo due. Questo è il vostro centro. Non mi interessa più. Perché io vado a prenderlo e scendo così. Vado a prendere il disegno. Prendendo questo disegno, lui corre in giù. E viceversa quando sono in fondo, che devo salire, andare in piano. Se io sto scendendo, voilà! Ok, per la gioia di mio fratello ho fatto i suoi consigli. E dalla Patti, caro Zingaro, vai a fanculo, l'ho finito. Niente, adesso parte questo, e con mio fratello ormai è una cosa così. Siamo arrivati veramente ai saluti. Andato. Ok, oggi faccio da qua i saluti dal mio parrucchiere Mattia. Guarda il quadro di Mattia. Vedo, spero di non sbagliare. Ti porto il mio nome. Si può sbagliare. Simone. Giustissimo. Io con la loro maglietta. Che dopo gliela riporto, non gliela rubo. Niente, come sempre ringrazio tutti. Come al solito vi lascio la mia email che è goniedoardo37@gmail.com. Grazie a tutti, al prossimo video. Inquadriamo ancora loro che hanno aiutato il mio parrucchiere. Io non mi pettino mai, ma lui li taglia bene. Voi, Simone, Edo.